Teramo di nuovo a caccia di continuità dopo i quattro risultati utili consecutivi, vittorie contro Paganese in casa e Catania in trasferta, pareggi con Catanzaro al Bonolis e Juve Stabia al Menti. Sono arrivate due sconfitte interne in 4 giorni, la prima prevedibile con la corazzata ternana, la seconda in attesa contro la Virtus Francavilla. Il Teramo è acclarato, soffre le partite sporche, non è una squadra fisica ma tecnica. A Vibo Valentia per riprendere la marcia interrotta dopo l'esploit di Catania dello scorso 13 marzo. La novità è rappresentata dal ritorno di Lasic ai margini da fine dicembre. Ultima partita il 23 dicembre a Bisceglie. Lo slovacco ha saltato 14 partite per infortunio muscolare, ripartirà dalla panchina. Paci dovrebbe confermare l'11 delle ultime sfide, unica eccezione rispetto al match con la Virtus Francavilla, il rientro dal primo minuto di Pinzauti al posto di Mungo. Vibonese quart'ultima, assetata di punti, il team calabrese non vince dal 2 dicembre, 2-0 a Caserta. Nel girone di ritorno appena 7 punti, col neotecnico Giorgio Roselli, ex calciatore del Pescara per 3 anni, dal 1983 al 1986, 6 pareggi e un KO nell'ultimo turno al Libero, liberati di Terni. Indisponibili Tumbarello, Rasi, Pugliese, Ambro e lo squalificato Ciotti. Se oggi finisse il campionato, la Vibonese sarebbe salva. 12 infatti i punti di vantaggio sulla Cavese ultima, ne devono essere almeno 8 tra ultima e quart'ultima, ma i campani devono recuperare 2 gare sul campo della Ternana e in casa col Potenza. La partita Vibonese-Teramo è in programma domani alle 12:30.